Massimo Bitonci, oggi avete incontrato i sindaci del nord, in particolare quelli veneti, per discutere di quale problema? Ma il tema è quello della finanza locale, il tema è quello dell'IMU, dei fondi di solidarietà e di quei comuni virtuosi che non hanno aumentato l'aliquota sulla prima casa e adesso si trovano anche il taglio delle risorse. Molti di questi dovranno restituire dei fondi al fondo di solidarietà per gli altri comuni. Invece ci sono comuni che hanno aumentato l'aliquota e questi sono soprattutto le grandi città, hanno aumentato l'aliquota e si trovano ristorati anche per questo aumento della tassazione che pagheranno in parte i cittadini. Noi poniamo il tema dell'ANCI perché l'ANCI non può difendere solamente i grandi comuni, ma deve difendere soprattutto gli 8.000 piccoli e medi comuni italiani. Quindi il suggerimento che abbiamo dato oggi, penso che dovrà passare poi all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, è che l'ANCI, che è di riferimento al governo, chieda che tutta la seconda rata dell'IMU, le maggiori risorse sulla seconda rata dell'IMU, vengano distribuite fra tutti quanti i comuni, anche quelli che non hanno aumentato l'aliquota sulla prima casa. Questo è un problema come che si unisce anche a quello del patto di stabilità. La Lega Nord chiede delle modifiche a favore soprattutto dei piccoli comuni. Ma adesso il tema del patto di stabilità è diventato ancora più importante perché oltre al taglio delle risorse c'è anche l'impossibilità di effettuare poi i pagamenti e la limitazione diventa veramente importante, tanto che va a colpire i servizi primari che i cittadini devono ricevere dalla pubblica amministrazione, quindi non è solo un problema di entrate ma si pone anche il problema di poter utilizzare le poche risorse che ci sono.